Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi qui al Teatro Comunale di Iello Calabro per essere presente a questo spettacolo di beneficenza che si chiama A Marietta le trema la gamba, portato in scena dall'Orchestra del Titanic, compagnia teatrale. Vi ringraziamo davvero tanto perché questa diciamo, vostra presenza qui non è casuale. Noi volevamo, anzi, le ideatrici sono due, sono Stefania Cello e Marianna Buono, che è qui alla mia destra, che è la valletta, possiamo dire, mi sostituisce come la Hunziker, non lo so. Comunque, sei la presenza femminile che allieterà, insomma, la scena questa sera. Lo facciamo perché? Perché l'incasso, l'intero incasso sarà devoluto al reparto oncologico pediatrico dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Il biglietto o il contributo è costato 5 euro, qualcuno di voi avrà dato di più, ma sapete che questo incasso andrà interamente ai bambini e alle attività dei bambini dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Diciamo anche un'altra cosa, in fondo alla sala c'è una tela donataci da Elda Longo, che molti di voi conoscono, che è un artista, e i bambini insieme alle nostre Fatine, Trilli e Minni lo disegneranno. La disegneranno perché questa tela sarà donata sempre al reparto pediatrico dell'ospedale di Cosenza, l'Annunziata, come segno della vostra presenza qua. Ma non solo i bambini, anche gli adulti, perché gli adulti a fine serata, non andate via, uno per uno firmeranno con un pennarello la tela e sarà il vostro dono che farete all'ospedale pediatrico, dico, al reparto pediatrico dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Quindi i bambini disegneranno e a voi invece toccherà il compito di firmare e dire siamo stati qui, abbiamo contribuito con la nostra presenza e col contributo del biglietto. Adesso però devo passare ovviamente la parola alla mia bellissima valletta perché dovrà fare dei ringraziamenti d'obbligo. Quindi io vi ringrazio, sono Riccardo Cristiano, non l'ho detto, sono stato un po' maleducato, va bene, non fa niente. Grazie. Allora, innanzitutto come non ringraziare il mio compagno di viaggio Riccardo Cristiano, partiamo da qui perché senza di lui ovviamente questo non era possibile. Grazie a lui e grazie anche a Liberi.tv, cioè tutto quello che verrà proiettato questa sera verrà poi visto su sito www.liberi.tv da lunedì in poi, dal 22 di ottobre. Detto ciò, devo presentare, oddio, devo comunque ringraziare il sindaco Franco Iacucci, sempre presente, perché se siamo qui è grazie a lui che non ha voluto nessun tipo di contributo, nessun tipo di autorizzazione, non ci ha fatto fare nessuna vicenda burocratica, niente di tutto ciò, ci ha dato libero arbitrio e oltre a questo ha dato anche la possibilità ai ragazzi del servizio civile di contribuire. Infatti volevo ringraziare i ragazzi del servizio civile di Aiello Calabro e le prologo presenti questa sera, quelle di Belmonte Calabro, San Pietro in Amantea e ovviamente quelle di Aiello. Detto ciò, volevo ringraziare anche Rosario Bernardo perché tra poco vedrete delle creazioni fatte interamente a mano e le ha fatte quest'artista. Infatti dopo vorrei che metterebbe la firma per primo, non so se è qui in sala, se si vuole alzare un saluto. Ecco, è qui, è doveroso. Adesso ci sarà la proiezione di un piccolo filmato. Questo renderà oggetto di stasera quello che voi andrete a vedere. Vorrei che vi sensibilizzate all'evento, perché non è solo qualcosa di... Ecco, si sta per aprire il sipario. Ovviamente è già tutto allestito per questioni di tempistica, ma tutto ciò che andremo a vedere questa sera sarà sì far allietare la serata, però sensibilizzare i nostri cuori. E grazie a voi questo credo che stasera sia possibile. Grazie. Prima cosa fa un po' ridere, insomma, ho pensato meglio a me che non ho mai fatto niente di buono in tutta la mia vita che magari a qualcun altro con un ruolo importante. Io, per esempio, pensavo meglio a me che a mio papà. Diciamo che sono state tre parole a cambiarmi la vita, cioè, ovvero tu hai la leucemia. Avevo programmata la vacanza in Inghilterra dopo un mese con la scuola, prevedevo di È farla. stato abbastanza traumatico. Boh, magari proprio a me perché ce la posso fare, perché boh, c'è la grinta giusta. Non si deve essere familiari con
con il cancro a 16 anni. Sono sfigato e avevo paura, in generale avevo paura. Quando perderò i capelli, quando torno a scuola, cosa succede? All'inizio non capisci cosa dovrai fare, non sai quello che dovrai affrontare. Quando avevo rasato i capelli, perché appunto per la chemio li avevo persi, mi mettevo un elastico in testa, qua così attorno, poi mi concentravo, facevo così e lo sparavo via con gli infermieri. Ci siamo fatti tante di quelle risate. La malattia per me lo vedo come un mostro che ti attacca all'improvviso. È stato un percorso tra dolore e crescita. È stata una sorta di prova ad affrontare. È un po' come un pugno in pancia, che è molto forte e è difficile anche da digerire. Terapie e poi noia, solitudine spesso. Noi siamo chiusi in una stanza tutto il giorno, non possiamo neanche uscire in corridoio. Il momento più duro è sicuramente stato quando facevo sia chemioterapia che radioterapia assieme. Essendo tornata in ospedale per la seconda volta, era per me veramente difficile, non ce la facevo più. Aiuta il sostegno e la vicinanza delle persone, tanto. Nonostante tutti i cattivi ricordi, comunque mi sento a casa in ospedale perché ho trovato delle persone che sono state in grado di farmi sentire a casa nonostante la sofferenza. Mi conoscono tutti, le parto, sia infermieri sia medici. E mi vogliono bene tutti, quindi alla fine quando entro sono sempre felici tutti di vedermi. Invece di avere una seconda casa al lago o al mare, io ce l'ho qui, insomma. Questa esperienza mi ha cambiato la vita. Io sono una persona nuova, cresciuta, penso anche di essere una persona migliore. Quando sono uscito mi sono fatto un selfie davanti all'ospedale. Boh, in qualche modo ero uscito. Mi sento fortunato nella sfortuna perché non tutti come me ce la fanno. Un po' come combattere, no? Come dire, caspita, ti ho quasi schiacciato, no? Cioè, ce la sto facendo. Ed è come un bivio, cioè, o guarire o morire, quindi cioè, la voglia di vivere penso sia al massimo, soprattutto per ragazzi di 14 anni. Forse se mi guardassi da fuori, cioè, direi, cavolo, però, sono stata brava. Allora, questo era per prepararvi allo spettacolo. Perché abbiamo scelto di portare in scena qui alla Yellow Calabro lo spettacolo? Fra qualche istante voi vedrete uno spettacolo teatrale divertente, perché la vera cura per ogni malattia, come diceva Pacciana Adams, è proprio la risata. Perché se si cura una malattia si vince o si perde, se si cura una persona vi garantisco che in quel caso si vince qualunque esito abbia la terapia. Noi abbiamo in sala presenti proprio Trilli e Minni, che sono due ragazze che vanno nei reparti oncologici a far ridere i bambini, perché alla fine dietro ci sono delle famiglie, ci sono delle persone. Ecco perché noi vogliamo questa sera farvi capire che con una risata potete contribuire al sorriso dei bambini, al sorriso delle famiglie e dare per qualche istante la vostra serenità a loro, quindi donare speranza. Quindi vi lasciamo tra qualche istante alla compagnia, all'orchestra del Titanic e a Marietta le trema la gamba. Buona visione.
Marina, non volere niente, non volere niente.
intestino, buono da prostata, un problema al mio insulino, non funziona niente, non funziona. Perché se non funzionava neanche quando eravamo verdi. Perché? Perché il computer aveva messo la luce. Perché sei chi? Perché sei più chi? Sì. Ma se devi dire mi passava la luce. E dai! Oh, è sto coso brutto, finiscila! Finiscila, io mi devo... Tu vedi? Significa... Lo vedi questo? E chi ne ha un biglietto dopo stare la mattina da mangiare e ricoglia, ti va via una picca di aria. Questo è il biglietto vincente, ha sentito tutta la giornata? Un paesino della Calabria, Aiello Calabro, io e lì. E mo sai chi te dice? Sì, si sta cenando. Sai chi te dice? Che io, velassa, ti a tutti i rigioielli, ti dico, e anche un bello scuccone e pratica. Arrivederci! Nell'attesa che si chiude il sipario, perché dovete sapere che i nostri attori si devono ovviamente cambiare per il cambio scena, adesso io e quest'altra bellissima ragazza, la Marianna, dobbiamo chiamare Trilli e Minni, che devono venire da questa parte. Se vengono da questa parte ci faranno capire, ecco, venite una alla volta, non correte, stanno correndo, no, vanno piano. Prima tu, Trilli, vieni qua, portati anche la tua badante. Ecco, vieni. Cioè, no, non l'ho capito. È perché tu sei quella che deve badare agli altri, e quindi lei bada a te, ci sarà qualcuno che bada a te, penso. Lei bada a me questa sera, la Marianna. No, non subito, più tardi, dopo la serata, magari ci pensano anche loro. Ci vediamo fuori. Ci vediamo fuori. Tu adesso devi prendere qualche bambino. Prendi qualche bambino, qualche anziano, qualche persona che ti fa compagnia. Noi siamo tutti bambini. Io no, io devo fare l'adulto della serata insieme a Marianna e dobbiamo cercare di convogliare, insomma, tutte le persone che vogliono disegnare quella tela lì in fondo. Chi vuole disegnare? Un bambino? Una l'abbiamo trovata, una volontaria l'abbiamo trovata. Allora, quindi, alzati, vieni da questa parte. Come ti chiami? Asia sarà la prima a disegnare, poi tra l'altro dobbiamo chiamare qualcun altro, vedi, c'è un bambino là. Allora, Asia, Francesco, dove è Francesco? Era di là. Ha alzato la mano, ecco, prendi a Francesco, facciamo avvicinare Francesco. Si è cancellato, tu farai in modo che se ne disegnerà un altro, adesso devi disegnare la tela, quello non si cancella Francesco, facciamo andare quella tela, sai dove? All'ospedale di Cosenza, dove ci sono tanti bambini che vogliono guarire, adesso ci sono, come no? Perché fanno? Ma tu devi convincerli, tu sei una... troviamola da qualche parte, magari nella tua tasca. Visto che andava in paese. E come andava in paese? Prendi il bambino biondino e tua sorella. E tua sorella? Cioè, avrai qualche modo per convincere tua sorella a venire da quella parte a disegnare un disegno, una firma? Quanto l'età sostiene? Allora, quanto l'età? 5 euro. Dai, 5 euro. Papà ti dà 5 euro per una firma, un disegnino. Io andrei. No, ma io ho bisogno di un aiutante, quindi Martina mi deve. Martina, allora dai Martina. Minni fa la badante di lei, quindi immagina di cosa riesce a fare. Sì, vieni, dai, andiamo a prenderla, Martina. Perché no? Trilli non sa disegnare, ha bisogno di qualcuno che le insegna a disegnare. Sei bravo. Esatto, magari diventiamo famosi, ma no, potrebbe essere. Lo vendeva. Vabbè, ma dai, è un inizio. Si può fare. Ma poi viene pure papà, ma anche papà può venire, eh? Cioè, allora, alzati papà, fai vedere di essere più temerario. E certo. Adesso poi cerchiamo, allora
Come no? Ah, 5 euro. Non sa giro. La banca, non so se ha già chiuso, però esiste il banco, ma andiamo fuori e riusciamo in qualche modo. Sì, ma dai, secondo me lui vorrà disegnare. Cosa sai disegnare? Ma non deve! Come? Una firma. Anche scrivere, una firma. E io gli spavento, gli dico dai, ti prego, disegna qualcosa. Ma vabbè, ma tu allora digli di firmare anche lui qua. Lo so, vabbè, noi abbiamo una tela che ci è stata regalata. Dai. Fra poco. 10 euro. No, di. Chi offre di più? Tipo asta. Ecco, l'abbiamo trovata. Vai più là. La signora, vai di là, abbiamo fatto questo lato per pubblico, adesso facciamo l'altro lato per par condicio, cioè adesso ci sarà qualche bambino, un bambino da quella parte, ti do un po'. Lui già mi sa ma lui no, cioè lui è un ragazzo, non è un bambino, io dico c'è un bambino che ha alzato la mano. Ah, Vittorio, che memoria, allora non hai dalla badante no, c'ha la memoria, dai Vittorio, andiamo che disegno è? Hai bisogno però di occhiali, perché questi non vanno bene, sono un po' male, portati. Vabbè, allora prendi Vittorio per mano che adesso andiamo di là a vedere cosa possiamo disegnare di diverso. Di là c'è qualcuno a lui. Come no? Fanno con dice di no. Ma ci portiamo qualcun altro. Cioè te, lei, lui. No. Perché no? Chi è tuo padre? Però non fare queste domande, non sono domande da fare in sala. Chi è tuo padre? Così. No, perché devo fare quanto prima di cioè, certo, allora può parlarci. Io no di certo, la cassa è in fondo a destra, quindi al massimo. Esatto, allora, ce ne sono altri di là. Andrea, dai, cioè, tu devi far vedere almeno firma. Cioè, come no? La firma c'è ovviamente. Il disegno no, ma la firma sì. Lei vuole però. Lei ha alzato la mano. Ti sei fatto fregare da Gaia. Va bene, Gaia. Grande Gaia. Ecco da questa parte che c'è. Trilli. Andiamo più avanti che mi parli di aver visto, guarda di là, guarda, c'è una bambina con gli occhiali tenuta da un'altra bambina. Attenzione che prendo la bambina grande, guarda là c'è una bambina grande. Quella lì vicino alla signorina adulta con il. Ma ci sono tutti i bambini grandi. Ma lei è più grande. Non vuoi andare a fare un disegnino pure tu? Dai, che lei è bravissima, lei è proprio la più brava di tutte il disegno. Non è bello, come è bello. Faccia qualcosa. Tu, no. Ma tu sei idea, no? Tutti. Sì, sì, mi sembra che sei più piccola. Ti ricordi tutti i nomi, non è proprio una cosa. Ma vedi che non c'ho bisogno della banana. Beh, comunque, in ogni caso, adesso vieni. Abbiamo trovato qualcuno. Lei non vuole disegnare. Lei sta dormendo. Come sta dormendo? Tu sveglia. O almeno cioè... ti do il ciuccio. Lì, guarda, lì stanno già facendo qualche disegno. Firmano. Ma perché? Non lo so, adesso cercheremo di illuminare in qualche modo. Chiedo alla regia. Si sta aprendo il sipario, ragazzi, scusate, adesso dobbiamo stare zitti. Allora io ritorno al mio posto, non so se la Marianna è pronta. Marianna? No. Sì, no, forse. Sta andando. Dici che andiamo? So
voci che ti vedono, ma così. Che fine ha fatto? Io? È un signor stata tanta buona. Ah, perciò andavo vista la novella. È un signor stata buona, io lo so che non ci si può fare. Ma così, siete veramente preoccupati. Sì? Dopo che decada è successo. A me? Ma Rosy. A mia? Ah sì, mi è successa anche una cosa. Facciamo una cosa, tanto ormai si chicca. E appena fatto un caffè, uova sentate. Come conge tu a fianchemi a tucca? No, lo com'è? No, io già a fianchemi a minta di cà e tu minta di cà. Sì, aspettate, vicino a mamma Rosy. Aspetta, ti fuma non ce voglio più un caffè, stai lì in caverna, zitte! Parli in pace. Figlia, ma sta su di mia! Sta su di? Sì!
c'è l'appartamento sottini, io mi faccio. Ci metto una tira per tirarmi di spugna. Due, mi pulisce una tira che si fa la pulisca male. È una nuova cassa, è una nuova cassa, la pulisca. Ci penso. Ma voi no? Oh.
va bene, no, va bene. Hai mangiato una piccola troppo pesante, no? Mica, verità. Niente, come la si è mandata a piazza. Stiamo parlando di Giuliano. Una piazza da Iello, che ha sempre vista. Te li conosciano tutte. Te li conosciano tutte. Pure andare a piazza di Iello. E niente, praticamente, stiamo per Giuliano. Il nuovo sindaco, chiedo scusa al sindaco. Allora, stavamo parlando della nuova compagna conquista del sindaco. Quando è brutto, quando è buono, quando è bello, quando è sparso. Quando a un certo punto, poi fumarò sì. Arriva tuo fratello Pileo! Hai visto una bancarella con tutte cose usate?
E ho visto un pappagallo che dentro c'erano sti mutanti. Un sabato di naftalina! Un vero appare! Dirci è l'ordo puro! Io, a verità, avevo notato che come di Marietta, io avevo detto che era una femmina inquieta, era una femmina poco seria, a verità. Oh no, tu l'avevi notato pure. Ma chi sta dicendo? Ma perché cacciate questa nominata di persona? A me mi pare tanto brava che la bestia. Ah. Tanto brava? No. Tu ricordi tu quello di Marietta? Tuo marito, marito. Marito! C'era messo il tuo marito! Sì. Marito! Ci hai fatto una guardata storta e subito le dita a posto! Ma è brava! È bene sulla guardata storta! Ma che stai dicendo? Io dico, ma Giva che sei cercata con Giove Bacchanatura! Oh, ma che caspita di difesa! Ma basta, finisce la tua difesa con Dino! Con Dino cosa ti pensa tu qua, Sergio? Un nero carlista! E finiscila! Io, in tanti già cercato o non cercato, qui c'è sicur che alcun bandotto. E comunque, comunque, io, ma lo sì, lei si è invidita, a Marietta, le trema la gamba. Ma no, mamma mia, di chi è tu, sta pure gambe e chi rompe le maledi ma c'è caduto come un fisso ma c'è caduto picca, ma che c'è uno soldo, mi dai fare una picca spesa? E
sempre la stessa storia. Te l'hai sempre detto, cara sorella! Sono 3 anni! Ma c'hai detto... 3 anni! Hai accattato un caro! Usare! Ma parlando con il tuo paese, infatti! Ma via, sei molto scomoda pure tu, state portando finita! Come se non avessi già abbastanza problemi! Era quello dell'elettricista, tenevo un problema con un telefono, tutto lo spiego, Come hai detto, avevo cacciato il telefono, una cosa un po' poi, insomma... Dammi che serva tu! Ma! Ecco! Arrivato! Ora! Mamma! Ma sei alla casa tua, chi te dirì? Buonasera! Lavati tutto! E ho potuto affogare! Ma che mi sei rotto di mia mamma, da ma perché mi... Tu, zio, che cosa? Tutto a posto. Lasciatica. Ma sì, ecco qua. Poi, mamma mia, tu fissa rimunale con Damia, perché io, mi sono dato troppo spirito, tengo una spettinza che a pompa ti capita, e lasciamo tu, zio, per me. Spettinza quando mi rompe. Vai, ma. Ma cammina, a palle, continuate a contare. Lo sa che mentre stava bene qua, stava camminando. Hai visto che le vecchiate, che le risorse. Non è che si muove da pettura, non è che ti hanno dato fastidio. No, serba tu. Ti voglio dire che è passato chiaramente con due elettricista che non ha stato sta cosa, Ma tu ci puoi chiavi da casa tutti, capito? Comunque. Vuole sta sapere chi mi ha combinato. Comunque, non mi hanno dato fastidio più del solito, No. Anzi, mi hanno donato un buon consiglio per tutta stasera che è arrivato qua da quel paese. Non è che con i soldi è da lotteria, ma... I soldi no! I soldi sui mia! Volevo dire, i nostri. E basta. Aspetta. Ma quali sono i soldi? Sa che basta che sono i fatti tutti su contente. Sai invece chi mi hanno consigliato? Mi hanno consigliato. Il papà, pace da con Lucio! Ma quale dopo Lucio tu ci hai pensato io? Ma Salvaro Tozzo tu ci ha pensato! Hai chiamato l'avvocato mia! Io che mi ricordo che di. Ecco le bombe cucce che ha di mio cura legge. E fa bambone del tetto del poligrafo. E oggi capisci che tu stai ma tu sempre hai fatto papà, si caga su e se ne coglia ragazzi. Che finezza, sempre figlia. Davanti a tu sempre tu. O potrei essere baffucà. Serva tu. Ma mio no. Ma mio mi fa raggio che a chi non si ne è fuiuto cucchina. Ma lo sa come sono fatti si cacchi i masco, ma. Già sono mezzo, non hai pensato a chi si accalcifica tutti i soldi nuovi! Ha ragione. Ma chi ha ragione? Ma non mi dico che dice a Don Lucio. Perché lui ti capisce dei soldi. Senti, viva di una picchia caffè pure di un altro prima che si fritta. Ah, ci faccio la cuccia pure per mia. Ah, zio, te la sento cacchi, sto pure. Ma che mamma! Ma! È arrivata la figlia. Tutta buona! Primi, ma che ti si fa così, capisci? Oh, ma io mi sento di scialdarlo. Ma dicami, papà come sta? E risolti, e ti somma. Assunti, diciami una cosa. Ma ti interessa capace che si ricoglie la casa o che si ricoglie i soldi? Certo, ma a me mi interessa che papà torna, ma... Però se io non si era fuggito con quella sciocca e con mamma Rietta, astura non era morirti, ma perché sono dine cosa durante io e frati, ma con le manco salutare. Buonasera, con le manco salutare. Io e frati, ma astura, lavorassimo che nessuno dei due lavora. Come mai? Ma la pezzetta io fa te. Come che fa te? Contrabbando di sigarette è un lavoro onesto, secondo lui. Mi chiama mercato libero della nicotina. E io che lavoro in questo paese, così fermo economicamente, signor troppo spinto, signor sprecato, che signor troppo avanti. Ma se tu magistri questa maniera, non astura
peggio se la attaccata a baccheria. E io. Te la facciano fare i capricci come Dio comanda? No! Io a Stura me la aperto un negozio per pettare ugna. Ma davvero? Voi stanno una giacosa? Sì, ma io mi sa che te è un mio desiderio da quando ero piccola, a Folletto. Ah, a Folletto? Come? Per quando mai ha cominciato tu padre a senza super? Perché tu mi avevi voluto accattare, ma chi è la verità? E non chi è? È una fera sta casa. Ma dato vai, ne chiede anche un altro, viene anche un elettricista, carpentiere. Ha dato un party, una festa? Non lo so. Ma va. Oh, no. Che cosa va? Un'anima buona! Buonasera, Don Lucido! Lucio! Come va? Va bene! Ma fatevela una candidatina ogni tanto, fatevela a messa, magari venite mattina presto, mi aiutate con gli anziani in oratorio. Ma io ci venisse a puro! E che la scegli di mamma, che la mette di mamma mi fa pulita la mattina, mettere la sera. No, dai. Sì. Allora venite in mattinata tardi. Ma io ci venisse a puro in mattinata tardi, Don Lucido. Lucido. Però non ci ne ha forum. Ah, che forum. Pomeriggio, mi aiutate con i ragazzi del cadetto, va bene? Pomeriggio proprio no, pomeriggio c'è il mio segreto alla televisione. E allora fate una cosa, guarda, venite quando volete, tanto la chiesa è sempre aperta per una ragazza volenterosa come voi. Va bene, sì, grazie Don Lucio, io me ne vado perché Cristo regni, Magigna, uomini e donne, ciao. Da quando che io non ti vedo a Messa. Ah, a dire il vero non ti ho mai visto io a Messa. Don Lucido. Lucido. Allora, voi potete capire, io già a suo momento che stai parlando con voi. Sì, già, no. Stai pensando che io sei padronato. Di quello che si degno di venire alla Messa. Ma magari una confessione ogni tanto le farebbe pure te. Ma quale confessione è confessione? Mi ha confessato tutti, io andrò commissariato. Avete mia, è tutta una confessione. Pure per come la fa un bagno quando te mi hai confessato. Mi dispiace, questo mi dispiace. Facciamo una cosa. Leggetevi quella copia del figlio prodigo che io vi ho regalato, va bene? Ella, nonostante io sono nato spirito. Beh, senza tu spirito. Purtroppo, pure lei ha segnato un problemuccio. Però, stai pensando, si invitate una copia di un fratello pratico. Prodigo? Ah, proprio. Io? Prodigo. E se vi ci vuoi, ci posso pure provare. Ci può. Allora, guarda, ci penserò e lo farò. Come? Però io vi aspetto sempre messo. Tranquillo. Comunque, io venei. Ti saluto, Don Luzzo. Lucio. Ciao, ma mi vai. Quindi di un appuntamento con l'avvocato che ha mandato i suoi problemi di voce. E va. Mi vedi, ma arrivederci. Ciao, Badangi. Accomodatevi. Con i figli ci vuole bene. Sì, sì, sì. Don Lurido. Lucio. Don Lucio. Non mica così Salvatore, però di Giacello che è buono in fondo. Sì, in fondo è buono. Ma sì, che è un bravo ragazzo, Salvatore. In fondo è un bravo ragazzo, Salvatore. Ho capito, però quando c'era umilità il cunzavano si capi questi. Il cunzavano. In fondo. Io sono convinto che è un bravo ragazzo. In fondo. In fondo. In fondo, in fondo. In fondo, in fondo. Abbiamo capito in fondo. Quando va sotto terra? Pirello! No, dai, non dite queste cose. Pirello, se finisci. Sono le pazienti. Sono freddo, sono lurido. Con Lucio. Don Lucio. Ciao, ciao. Avessi finite. Va qua. Mo me ne vado, Vediamo se posso scroccare un caffè e fare due chiacchiere in piazza. Ve ne state andando? Sì, me ne vado, Don Lucio. Pirello. Fine, accetta di non riparare. Non lo so, non ci vado mai alla missa. Fine, accetta di non di forfora. Pusta.
guarda, preferisco più il caffè, se perché ne parlano tutto il paese. È vero, io faccio il buono, ne parla tutto, qua te lo faccio leggero, che proprio non si vede, però... meglio così, dai. Dopo quanto zucchero? Un e mezzo. Un e mezzo. Bene, grazie. Almeno ogni tanto un peccato, no? Questo non ci risolve. Dolu, grazie per essere venuto, perché guarda, sta casa è una piccola fera, che ne giata, di nescia, giata gente, così mi va, però insomma, lei lo sa che noi siamo persone buone. Assolutamente. Grazie per essere venuto, non appena l'ho mandato a chiamare. Si figuri, certo che sono corso, ditemi pure. Dolu. Ditemi. Ma ua! Ma ti saputo! Guardalo, sì, il paese è piccolo, di sapere so, qualcosa rossa was
nuovo. Ma no, guarda che mi hai portato qua. Mi hai portato l'avvocato mio, tiro. Era figlia. Mi portate lì, io non ci arrivo a far andare. Mi portato l'avvocato mio, tiro da risolvere tutti i nostri piccoli problemi. Prego, mi spiace per te, raga. Sono l'avvocato Bertone Denunziato Paglietta, al principe del fondo. Io c'è regalosi. Ah, che mi succa, no? È quasi spirito manda mia, quasi però. Però ti posso garantire che ancora i magagne sono, ma e mi danno un sacco a volte. Ah, gabbia! Mi immagino, guarda. Guarda capo, parla alle giagge che il tempo è denaro. Sì. D'altronde se chi ha tempo non aspetti tempo, allora il tempo è relativo, no? Allora, signora ragazzi. Sto appena tornando le carte che riguardano il vostro caso, vedete? Ah. E quindi. Ma carissime papà. Ma vi spiego. Per quanto è arduo ed intricato il groviglio di implicazioni personali e sotterfugi relazionali che si vincono dalla semplice constatazione di fatto degli eventi che si sono susseguiti. Ma chi strana che pochi! Allora, io sono un altro spirito, ma meno male, ma no. Ma la ragazza a lamentare, ma... E no, la potete fare la ragazza! La maniera più tolta, più... Ma appunto, è elementare, relativamente quantistica allo stesso tempo. Ma non lo capisci, appunto. Ma tu non me l'hai portato a fare. Vabbè, in parole povere, elementari, come sua ragazza. Abbandono del tetto coniugale e relativa condanna per remunerazione a favore vostro e dei vostri figli. Vita natural durante. A vita, vi pagheranno a vita. Voi mamma. Aiutate. Senta un po', avvocato Quadarella, io volevo. Allora, io Carla Rosina mio mi ne frega niente di soldi. Io voglio solo che mariti, ma si ricogliere a casa di giacente. Ma vediamo dopo se papà si ricoglia o non si ricoglia. Oggi sto avendo una mi ricoglie i surdi, ma mi ricoglie un biglietto. Posso cazzo di papà. Sono ragione. Ha ragione? Sì. Signora, non faccia la sentimentale. Ragione. La vita è giorno più difficile. E poi a lei mica le rimane molto da vivere. Avete una certa età, godetevi questi ultimi anni della vostra vita. E me chi sono? E me chi è venuto a portarmi in giro a casa mia? Come se già non tenessimo abbastanza guerra! Sia lontano, sia lontano. Venne per due a puntare.
guarda un po'. Allora, voi non dovete disperare. E soprattutto non inquietatevi, non inquietatevi. D'altra parte, no? I soldi guazzabugli è la mia arte. Io sono colui che distriga le articole ideologiche compromesse senza scendere a patti con nessuno. Senti. Esistono tanti modi per farvi andare in possesso della vincita di vostro padre, quindi dei vostri soldi, e sinceramente anche dei miei, visto la consistente parcella che vostro fratello mi ha portato nel caso riuscissi a farvi andare in possesso della vincita. Ma non credo sia il caso di parlarne qui, vista la manifesta ostilità dimostrata da vostra mamma. È una poca, giusto una poca. Quindi penso sia un po' più opportuno vederci nel mio studio fra qualche giorno, magari tra 3-4 giorni. Così avremo le idee più chiare, le idee più nitide. Parla per un culinini, Cristo, ma intanto va a chi? Ma no! Ma di culinini? Avere le idee più chiare. Scusate, mi ha boccato. E così saremo sicuri che riuscirete a rientrare dei vostri soldi. Sicuri, come una volta. Allora poi... Chiama non si avvocato! Che piccio casite però, sempre i morti parlate, ma... della ragione mamma, è colpa di proprio male. Ma è un modo di dire sicuro come la morte. Beh. Allora io mi dico così, così appena tappia che ti sta andando. Sì. E il medico non ti sta andando. Guarda, mi consiglio pure di comprare un po' lei. Grazie, no. Grazie, allora io vado. Sì. Io vado con lì. Allora, andiamo. Buona serata a tutti, grazie per una pizza. Ah, ah. Tutto.
Allora, nell'attesa che riprenda lo spettacolo, vorrei che si avvicinasse qui Palma, che in arte si chiama Trilli, però quando va nei reparti oncologici si chiama Trilli, diciamo, ok. Lei questa sera ci vuole dare una sua testimonianza, una lettera scritta da un bambino che purtroppo non c'è più, non ce l'ho fatta. Questa lettera l'ha lasciata la mamma, questo bambino. È una testimonianza molto importante che lei porta in giro. Quindi adesso voglio, ti tengo il microfono, così leggi questa lettera e parleranno le parole. Come si chiama? Bambino, Antonio. Allora, questo bambino l'abbiamo conosciuto in oncologia pediatrica, però di Catanzaro. Ma diciamo che Catanzaro, Cosenza, quando sono questi reparti è sempre, insomma, un tutt'uno, diciamo. Questo ragazzino è divenuto un angioletto, ogni tanto succede purtroppo. E lui stesso ha scritto questa lettera a noi volontari, cioè prima ancora, quindi è una testimonianza che abbiamo di... E la mamma naturalmente ci ha dato l'autorizzazione, essendo minorenne, di leggerla in questa occasione. E in tutti questi anni questo bambino è stato, diciamo, il primo a lasciarci una testimonianza così. E infatti, quando è possibile, la leggiamo. Loro mi hanno chiesto di venire a testimoniare e io ho ritenuto che, cioè, più testimonianza di questa non ci poteva essere, quindi vorrei leggervela questa sera. Allora. Ciao, mi chiamo Antonio D'Astoli, ho 12 anni e sono ricoverato nel reparto di ematoncologia pediatrica. Sono già 6 mesi che sono qui. Come ben sapete, è un reparto molto particolare, perché qui facciamo chemioterapia e di conseguenza non possiamo ricevere visite. Questo è un reparto bruttissimo, perché ho visto tanti bambini venire e andare via. I giorni trascorrono lenti ed il tempo non passa mai, sembra si sia fermato. Fuori inizia a fare freddo e il Natale si sta avvicinando. Per me però sarà diverso. Lo trascorrerò sicuramente in queste 4 mura della mia stanza in isolamento. Proprio in questi momenti di tristezza che aspetto con ansia delle persone che mi facciano giocare e distrarre, ecco che vede arrivare le dottoresse del sorriso. Da questo momento tutto per me cambia, infatti iniziamo a colorare, prenderci in giro e scherzare in compagnia. Vi voglio dire, vi voglio dire, il volontariato è importantissimo, anzi straordinario. Con i volontari le ore volano via e purtroppo arriva il momento che devono lasciarmi. Questo è un momento bruttissimo. Con questa lettera vorrei con grande gentilezza chiedere un favore. Voi, persone che non avete problemi e che non siete molto impegnati, diventate dei volontari, così renderete i bambini felici e vi assicuro che vi sentirete più gratificati. Vi dico questo perché se foste al mio posto capireste il senso di quello che dico. Io sono un bambino ignorante, ma vi garantisco che tutto quello che ho detto è vero. Concludo con questo messaggio. Grazie Calamita, Flo, Parlantin, Peace and Love e Trilli. Tu non ce la fai, hai già letto. Hai già detto, ci hai girato tanto. È un messaggio importante perché quello che fai tu, quello che fate voi, lo ha detto Antonio, è un gesto che non costa nulla, come non costa nulla la presenza. È proprio del nostro tempo che alla fine perdiamo comunque, quindi anzi lì non perdiamo niente, ve lo assicuro. Ed è importante esserci, quindi il lavoro che voi fate, che poi è qualcosa di volontario, è importante perché può dare la felicità per qualche istante, per alcuni mesi, perché i bambini ricoverati in questi reparti, come diceva Antonio, non possono muoversi, non possono uscire, quindi solo chi va a trovarli può fare qualcosa di vero, qualcosa di importante per loro. E voi portate il colore. Non possono nemmeno vedere i parenti, insomma, tranne la mamma e il papà, e già sono
Poi diciamo che noi non possiamo nemmeno andare vestiti così, ovviamente, dobbiamo, io dico da astronauta, di che bambini, perché sono tutta blu con... Però veramente sembra poco, però già il passare un po' di tempo con loro, scherzare, fare un gioco, ma anche soltanto parlare. Vabbè, lui era instancabile, mi ha fatto fare di tutto, decoupage sul vetro io ho mai fatto, meno male che c'è YouTube, grazie a chi l'ha inventato, perché sennò veramente... era un ragazzino che amava fare sculture di Dasso, non ti dico, vabbè. Però aveva questa cosa in più degli altri, infatti non stava mai tablet, computer, fa cosa strana per un quasi adolescente, diciamo. Lui voleva fare e non l'ho mai sentito lamentarsi, come non sento mai i bambini lamentarsi, soprattutto in quelle parti, e neanche le mamme. Le mamme con, vabbè, rosari, santi, attaccati dappertutto, però è anche un momento questo in cui ci siamo noi, perché poi impari a conoscerli, perché lì ci stanno un bel po' per fare la terapia. Quindi quando andiamo noi, le mamme si fidano e magari vanno a prendere una boccata d'aria, a fumarsi una sigaretta, anche se non si dovrebbe fumare, però vabbè. È anche un momento anche loro per poter uscire un attimo, soprattutto quando sei in isolamento, non puoi. E quindi anche per loro è un motivo in più, perché poi si fidano e quindi... E niente, non lo so, avvicinatevi al volontariato e non ve ne pentirete. Grazie, grazie davvero. E grazie a voi di essere qui questa sera per dare la possibilità a te e ai bambini di fare quello che è giusto fare, cioè un po' di sorriso o di speranza. Adesso lasciamo lo spettacolo che continui e poi ci vediamo più tardi, va bene? Grazie. Per cortesia.
riguarda. Buonasera. Accomodatevi, accomodatevi. No, grazie, avvocato, grazie. Io vi voglio mettere qua le mie vicino Maggiore alla sera. Vostra segretaria. Via come buona. Si contenga, per favore, Salvatore. Scusi, quando mi dà l'onore di uscire con me, signorina Gloria? Mi chiamo Flora innanzitutto, e poi non esco con i clienti dello studio, non sarebbe corretto. Giusto. Meraviglio, eh. Aspetta che mi ricogli i soldi, e poi vedi se è corretto o se non è corretto. Come fammi alle giante, fammi assettare l'avvocato, com'è la situazione? Ecco, appunto, lo vediamo a noi. Allora, come vi dissi illo tempore... E ma chi nessuno lo tempera? Tu canusci! Io non canusco, però canusco uno che viene a pittu, pittu tanto. E forse chi non la tempera in mente dall'avvocato? Può essere! Lasciamo stare, per favore, lasciamo stare. Dice, come mi dissi tempo fa, la situazione diventa complicata in assenza di incipit legali. Avvocato, ma parlate come mangiate però. Ma no. Il fatto è che vostra madre, no? Si è rifiutata di denunciare e in assenza di documenti non abbiamo prove su cui poggiare la richiesta di accredito dei soldi a vostro favore. Ma? La finisca per favore di masticare sta cicca. Si contenta pure lei. Ma no. Fatemi finire. Agendo così, con i soli mezzi che abbiamo, è praticamente impossibile procedere. E cioè? Ma finisca! Sto contenta di una cosa. Allora. Io pago, secondo me costa la foto. Sta cacciata. Veniamo a noi. Così, con lo stato attuale delle cose non possiamo far niente. Ma stringendo le giuste alleanze. Cioè? Che bude? Cioè? Se da una parte abbiamo vostro padre, giusto? E la signora Marietta che fa con muro. Dall'altra non parte. Fai un muro, fai un'altra cosa che tu. Che vi ostacolano. Ah. Ecco. Dall'altra parte abbiamo vostra madre che preferisce lavare i panni sporchi in famiglia. E voi siete soli. Per questo avete bisogno di qualcuno che vi spalleggi. E chi la vuoi? Chi? Chi? Il nemico. Oh, ma tu sei ciuto il cuore sbirro, me c'è cuore! Ma cuore, fa con la vita, ma ci sta di sbirri! Ma quali sbirri? Io intendo dire, i figli della signora Marietta! Tu se ne parla a poco! Oh, non ne parla a poco, non si capisce niente, che volete dire? Lo sa che ti fanno dicendo in giro, che ti fanno dicendo in giro, che a questi fidanzati, papà, con la mamma legge lavoro, io ci voglio stanno tutti i soldi, ha capito? Io non ci voglio rimettere più faccio, non ci voglio rimettere più faccio. Ma ragionate un attimo, ve l'ho già detto. Allo stato attuale dei fatti, non potete far niente. Possibilità di avere i soldi così non ne avrete. Non ci dà soldi tu a chi scusa farello. E pensate poi, se alla fine vostro padre si convince e ufficializza tutto con Marietta. E i figli di Marietta si intascheranno tutti i soldi. E la ragione però mi sa che tu mi ripensavo lì. Appunto. Ma hai detto che non ci capisce niente, ti stai dicendo che sei spinto. Ascoltate. Ma che stai fregando i soldi? Ascoltate. Qua fa con la folletta, dici che voto. Ascoltate, fatemi dire. Invece no, se voi giocate d'anticipo e trovate un accordo con la controparte, no? Loro vi possono... Vogliamo terminare sto discorso? Allora, se voi giocate da lì e trovate un accordo con la controparte, loro vi possono aiutare a mettere le mani sui soldi molto prima di ufficializzazione o da altro. E sapete come? Come, avvocato? Come? Dicali tu. Ci sarebbe un modo. Ma prima, se voi mi accordate, mi concedete il permesso, io dovrei parlare con loro. Vi ho dato un appuntamento qui, nel mio però, studio, subito dopo di voi. Non mi facete vita a me, per piacere, un ricomporto ancora. No, un ricomporto, ma datemi fiducia. Vabbè, non ve ne pentirei. Allora, nei Flora, mi faccio accomodare nella sua studio. Accompagna, mi parla una cosa, alza, pulisca la seggia, accompagna. Accompagna.
Avvocato, non vediamo in voi, grazie. Ciao, avvocato, ciao. Buonasera. Aspettatevi là, fiduciosi. Non abbiate paura. Oh. Mamma mia. Sono già arrivati. Saranno loro i cacozzi, speriamo. Così la terminiamo con questa famiglia. Ma... Cozza. Ah, li faccio accomodare subito. C'è permesso? Avanti. Buonasera, avvocato. Buonasera, sono l'avvocato Bertoldo Lugato Quaglietta, la principe del foro. Ah, io sono Peppino Cocozza, detto Peppino Capibullone. Capibullone. No, chi sei Carmenuzzo, frate? Non ci facete caso. Vabbè, già mi sto abituando con la controparte. Ma prego, accomodate. Vieni, dammi. Oh. Ah. Ma ditemi una cosa. Ma siete soli? Aspetta che parte già chiesto un attimo. Uno meglio dell'altro. Vi dicevo, ma siete da soli? Non dovevate venire con tutti i fratelli, sorelle? No, avvocato. Noi stiamo venendo la Svizzera con un treno. Ah. E non siamo passati manco da casa di mamma, che bene è qua. È così. Ma fa sempre così. Peggio. Anche per piacere. Calmatevi. Okay. Ah, dite. Stavamo dicendo che stiamo venendo da Svizzera con un treno. Non siamo passati manco da casa di mamma per bere la sbroglia della Samatassa. Ah, bene. Ma loro stanno venendo però. Quindi saranno... Al momento. Chi ti invita? Saranno loro. Flora, vada a vedere, sono loro. Si lavora, eh? Flora, la porta a aprire, Flora, per favore, non ti state niente. E sprucila, La prima cosa, avvocato. Ah, prego, io faccio. Per me? Per qui, addio! Come? Piacere, avvocato Bertoldo Lugato Quaglietta. Piacere, Cocozza Giovanni, portiere. Chi? Ma Giovanni, ma questo dalla troppa dov'è Giovanni? Chi? Passa la stella. Stanno salendo piano. Un po' capì che piace invernare che sta. Ma... Non arrivare. Ma perché c'è traffico? Poi traffico è traffico. Un traffico lo attinge la macchina. Ah. Un po' capì che fa mille di visto i primi arrivati, immagino di altri. Poi giù la macchina fidanzata tua si la Sveltrana, Sveltina, Silvana. Ma cazzo si chiama così? A sapere, capiti su agi guai. Io dovrei passare adesso, non fare le facce! Che succede? Flora! E non sono riuscita a trattenerla. Ma anche vostra sorella? No, io non la. Prego. Senti. Si presenta. Piccola donna terrona, io spezzare te come dado. No! Io non parlo. Io essere Svetlana. Chi? Svetlana, io essere donna di quello lì. Di Peppinoso. Io non conosco. Dal minuto. Di quello lì, ma lui crede che non l'avevi visto spostar! Vieni qua! Vieni qua, tu venire in centro con me! Tu volere prendere in giro Svetlana? Giovanni, io avrei detto a te di lasciare più soldi per comprare carne di goulash a tu! Tu avere dato me solo 20 euro per comprare carne di goulash. Non bastare dare altri soldi! Esatto, già avanzo giù. E basta. Ma ogni tanto vuoi pure una pizzicetta. Svetlana non cucinare piatti terroni. Svetlana cucinare solo grandi piatti di cucina slovacca. Silva, io sono Peppino e dille Carmenuzzo i frati Giovanni. Ah sì, io avere sentito.
Sì, papà amante, tuo donno è fidanzato in mamma mia, non amante. Fidanzato in mamma! Adesso tu volevi insegnare a me come freccare un uomo italiano, dai. Per l'ana essere divenuta verde. A me non interessare amante, fidanzato. Uguale. A me interessare solo soldi. Io volere soldi per aprire il ristorante dove io cucinare goulash tutto il giorno. Goulash a colazione. Goulash a pranzo. Goulash a merenda. Goulash a cena. Dare soldi, da! Ma come adesso goulash? Ma è carne, si mangia. Ancora! Dai Giovanni, si sbrighi, Giovanni, che dobbiamo andare avanti qua. Ancora! 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 C'è pelo! Avete finito? Per tacere! Potrà bastare per oggi, io andare a cucinare carne di goulash, fare anche per voi. No Silva, io passo, grazie, come se avessi accettato comunque. Peggio per te, Svetlana, andare. Arrivo. Poi ci va, però mamma dava via dritto, non era cosa. E che ne sai, io l'hai vista che lui alzava le scale, lui condominio e faceva il portiere. Era così bella, si sapeva che andava a piedi stare, no, era rinnovato le scale. E beh, comunque caro Giovanni è pure colpa sua, D'altronde come si dice, moglie vuoi, dei paesi tuoi. Moglie vuoi, dei paesi vuoi. Per favore, per favore. State zitto. Oh. Madonna mia. Oh, Giovanni, ma un resto da giù, dov'è? Dove sono là? Giovanni. Stanno già lì. Piano piano. Ho capito. Allora, saranno loro, va, speriamo che... Avete finito in famiglia? No, c'erano... Quasi è finita. Ah. Come ti dire Caprino? Vediamo, chi sarebbe? Vostro fratello, sorella? Sorella. Prego, prego. Infatti, sì, mi fatti culo.
avvocato, come ti dà? Dimmi, fatemi capire qualcosa. Siccome io e il marito non si modificati, si mappaggiati, eppure si modificati. E punente, io che ci fai la scartaria, avvocato? Si è uscita con la mia vita. Ah. E poi sai come è successo? Il giorno bicchiere là giù. Te l'avevi già fatto. No, è conosciuta uno. Ah. E poi chi lei? E uno? Uno come? E uno una poco. E uno una poco. E una poco. Poco come? Scusco. Scongiudente? No. Una poco scusco. E uno una poco scuro. E non è foro. E si chiama Abdul. Sinceramente
Chi te non c'ho sì, c'è una cosa che ha chiesto la mamma. Comunque, Maria, sinceramente, non mi può fare piacere. Picchi mamma mi chiama sempre, esce il giumino, sei cacciannato, e pulizzo un terra, chi si cadu, ma mi ti abbandonato. Mi fa sentire pure in colpa. Quindi si sa giovane annato, dopo che è morto papà, a mio mi può fare piacere. E poi con la scusa, diciamola tutta, facciamo un unico fidanzamento con il genere, vero Pucci Pucci? Perché non è male però. E certo, ce ne sono male lingua a suo paese. Io cade di danno. Senti Gesù. Lo sappiamo che il paese è pieno di madrelingue, però qua dobbiamo stringere, dobbiamo trovare una soluzione. Certo. Allora, Annarella una cosa la dice però, chissà, se curca e mangia la casa nostra, se curca in giù un letto la buon'anima di papà, una poca considerazione la resta davvero. Certo, e guarda, io dico una cosa a te, ca, io voglio una cosa, io voglio uno sordo, ma mi divida tutto, ca. Non mi divida, udì sonore, però pure i soldi. Ma voi avete ragione. Ma lo sapete che Gallo non ho, con l'appoggio di voi stramate, non vuole cedere nessun ricatto. Oh. E poi, per essere chiari, il Gallo. Più gli soldi. Fatemi finire. Il Gallo si corica a casa non vostra, ma di vostra madre, col consenso di lei. E sempre col consenso di lei. Già a fianco nel letto che fu di vostro padre. Se non hai intenzione di richiedere, di cedere alle vostre richieste, ma tutto il diritto. No! Caso non te la metto, va! Ma sciocco pure che! Io non mi posso ripagare la casa di Zavi! Ha visto un cappia che tegna la casa! Ma mi ricordo che ho fatto come scatte, chi? No? Ma vuoi i miei soldi, avvocato! I soldi! Questo vi ho convocato. Io la soluzione ce l'ho. Qual è? Allora, state ascoltatemi. Come voi forse saprete, io rappresento anche la controparte di questa complicatissima storia, i figli del signor Gallo, i quali avanzano in qual modo la richiesta sui soldi del loro padre, che di fatto è sempre il loro padre naturale. E loro sono i suoi figli diretti. Oh. E quindi, avvocato, che ci consigliate di fare? Guarda, non è una cosa semplice. Intanto che il Gallo Totò, palleggiato sempre da vostra madre. Intanto che il Gallo Totò, spalleggiato da vostra madre, rifiuta ogni compromesso. Voi tutti, figli naturali del Gallo compresi, resterete a bocca asciutta. Che fammi fare, avvocato? Quindi, scusa, se mamma si con tuo tonno. Allora, statemi a sentire però. Mi dovete ascoltare però. Io vi consiglio di allearvi con i figli del signor Gallo. E cioè? Cioè, unire le forze, magari per far intervenire a tuo tonno e assicurargli una lauta parte. Avvocato Allora, ritorniamo a noi. Dovete unire le forze per far interdire Totò e assicurare una lotta a parte dei soldi. Gestite una in parte da voi e in parte dai figli del Gallo. Ma non è che facile a far interdire, a giocare a uno per far interdire Per questo avete bisogno di soci. E credete, i figli del Gallo sono i candidati ideali. Oh. Ma allora, possiamo d'accordo? Certamente. Voi avete lo stesso obiettivo, i soldi. Senti, loro sono di là nell'altro studio che stanno attendendo l'esito di questo incontro. Lasciatemi fare, se mi consentite, io andrei a chiamarli così la risolviamo definitivamente. Allora, chiami il 118 magari. Ah no. No, si è ripreso. 118? No. Allora, che faccio? Vado a chiamare? Allora, avvocato, prima che gli abbia chiamato, dateci 5 minuti. La nuova ragioniamo, cade, e vediamo se
come una Gonzaga. Ma 5 minuti, cinque, perché sta durando pure troppo questa sorta di farsa. Okay. Ok, allora andiamo di là. Parlatene bene, ma presto. Beh, esce pure tu, vai. Ragazzi, io vi lascerei da soli a gestire questo gran casino che avete creato, che per me i soldi modestamente che ce li ho. Fate da voi, Terru! Terru, diciamo. Thank you.
litigate però, non litigate. E quando mi aspettavo? A metà! Non litigate. Allora. Un quarto! Un pezzo della somma tutto là! I dettagli pecuniari, passiamo ai dettagli per così dire tecnici. Dobbiamo stabilire come fare interdire il gallo facendo magari credere fatti. Allora, mi dici solo una parola: papà, 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 cioè, ma non era morto. Ma noi a casa stiamo parlando di una giobba. È vero, una giobba legale, diciamo. Però stiamo parlando un po' troppo. Dobbiamo. Con tutto questo parlamento che abbiamo fatto, mi sei venuto un asciugamento da fauce e cadica. Se ci uniamo per vedere una cosa, e altrimenti vi diciamo. Ma io veramente non posso. Mauca, la pillicella, ma dove cacciamo la parcella? Porcella, porcella! Calmi nozzo, starci. Guardate, io non posso bere, ma non posso, ho appena subito un intervento e alcolici non ne posso bere. Lo so che di frutta. Guarda, se proprio insistete magari prenderò un binocchio, va. Sì, andiamo, un binocchio, binocchio. Magari andiamo. Vabbè, Flora, noi andiamo, sistemate tutto, andiamo in là a bere qualcosina all'augurio, per augurio che abbiamo trovato la soluzione. Carmelo, di là, voglia! Si sente buono. Famiglia. È famiglia. Famiglia. Vogliono far interdire un povero uomo, avete capito? Ma io devo fare qualcosa. Parlo con Goffredo. E allora, adesso invitiamo Trilli e Minni a far girare la tela. Avete già firmato? No? Venite. Dobbiamo coinvolgere qualcuno. La portiamo noi, ti diamo una mano e portiamo. Ah, tu non ti preoccupare, faccio io. Ti do una mano, fino. Allora tu. Ma tu non devi per passare, fai passare la tela. Ovvio. La badante com'è più. Oh, mamma mia. Un applauso a Trilli e a Minni. Dobbiamo spiegarle tutto a questa ragazza. Certo. Cioè, allora, innanzitutto porti i colori. I colori perché sono. Cioè, per favore. Por favor, madame. Por favor, madame. Por favor, madame. Vediamo un po' se ci porti i colori. Adesso ci farà girare. Ecco, guarda. Da quella parte. Di là. Venga, venga. Mi segua, signorina. Un attimo. Aspetti, ci fermiamo da questa parte, che questo signore qua mi sembra di conoscerlo, sicuramente sa cucinare, però sa anche firmare. Sa firmare lei. Ah, sennò vedo. E due testimoni magari anche. Siamo alla posta. Ma tu fallo firmare, prendi un colore. Scegli un colore. Prendi un colore. Tutti. Il rosso. Andiamo a scegliere il rosso. Ecco, vai. Ecco, così bisogna fare. Allora, aspetta. La prima firma. Tu adesso fai come ti dico io.
Ma no, ma non come le sbarbette. Ma che lo vuoi vedere? Ma non lo voglio vedere, c'era già il rosso, quindi così facciamo la bandiera italiana. Ma passava. Ma la signora di dietro, facciamo firmare, facciamo un par condicio. È così. È così. Forse la signora sì, sì, sono ridotto così. L'età, oh. Vero che. Ma ti stanno cadendo proprio i colori, non vorrei dire, vado, ne raccolgo uno, io mi farei anche un portapenne. Che picchietta. Dai ragazzi, la finiamo di litigare, sta per iniziare il filmato, ci siamo? Sì, ci siamo. Allora voi girate nel frattempo, che adesso ci vediamo un filmato molto. Aprite il sipario. Ecco. Per spiegare, adesso vediamo se si apre il sipario, chi è che ci aiuta nell'apertura del sipario, ecco qui. Ora vedrete quello che fanno alcuni nostri amici. Forse. Cerca di fuggire, invece ci sono persone come loro che da quelli che soffrono ci vanno apposta. E sono i clown ospedalieri. La prima volta che ho incontrato Federico è stato a casa sua. E Federico? Sono Saverio. Con un gatto che mi passa a sinistra e un cane che mi accoglie di fronte. È sicuro? Ciao Federico. Il cane si chiama Humphrey e mentre io mangio lui mi sta di lato e mi dà le botte sul gomito. Lui prova a darti le botte sul gomito perché io ho l'artrosi e prendendomi il punto giusto mi salva la mano e casca la roba da mangiare in terra. Secondo volta ha funzionato. Ora con tutti gli ospiti che vengono a casa fai il giro, prova a dare colpetti qui con il naso per vedere se tu hai la mano e calca qualcosa lo mangia. E questo è così. Poi lo portiamo fuori e Federico mi racconta una storia. C'è una figlia, va dalla mamma e gli confessa che sta male. Allora la mamma senza dire niente prende tre pentolini, li mette sul fuoco e li fa bollire. In uno ci mette la carota, in uno ci mette un uovo e in uno ci mette il caffè. Poi gli dice alla figlia di scolare la carota e di metterla in un piatto, scolare l'uovo e metterlo in una scodella e filtrare il caffè. E poi gli dice, tocca la carota, com'è? Morbida. Apri l'uovo, com'è? Duro. Assaggia il caffè, com'è? Buono. Bene. Tutti e tre gli elementi hanno affrontato la stessa sofferenza, l'acqua a bollore. La carota c'è entrata dura, sprezzante, e la sofferenza l'ha resa frolla, molle, spezzata. L'uovo c'è entrato morbido, tenero, disponibile, e dalla sofferenza è uscito duro, indurito, non riesce più a relazionarsi. E il caffè è straordinario. Il caffè è entrato dentro la sofferenza e ha cambiato la sofferenza. L'acqua è diventata caffè. E allora tu puoi scegliere se essere un uovo che entra tenero e si indurisce, se vuoi essere una carota che entra dura e si distrugge, o se vuoi essere il caffè. Il caffè cambia la sofferenza. Se tu la prendi nel modo giusto non è l'occasione. Poi se non la prendi nel modo giusto, no, è solo sofferenza. Ma tanto c'è uguale, eh? Cioè non è che se la prendi nel modo sbagliato la sofferenza non c'è. Sofferenza c'è comunque, è così e rimane così. Se riesci a allargare la vita, quindi a meno costo. Allargare la vita mi piace. Così una domenica decido di conoscere l'intero gruppo di clown che era nel numero di penso durante una giornata di ospedale aperto. Ciao, buongiorno, sono dottoressa Gomitolo. Ciao Saverio, come sei vestita? Sono vestita da clown, questa è la mia divisa. Camice è un modo per sensibilizzare le persone e per farli conoscere l'ospedale come un luogo non solamente di tristezza, ma un luogo che se ti va bene entri malato e c'ha la fortuna esce anche sano. Signori, mi presento. Luffa. Piacere. Lei è Onigiri. Abbiamo Spadino. Salve. Spadino, dici una cosa simpatica. Perfetto, grazie. Abbiamo Salciccia. Come mai hai scelto questo nome? Perché adoro il maiale. Buongiorno. Abbiamo Fiorella Coppa in aria. Quale credibilità una presidente che si chiama Toppa? No, Fiorella Toppa.
toppa! Eh certo! Tra poco sono io! Pallina, pallina, campanellina, che è questa santa donna di mia moglie, povera donna! E poi abbiamo una che è appena arrivata, infatti non so manco come si chiama. Polpetta. Polpetta, e poi abbiamo Arancina, che non è vestita da clown perché oggi fa spettacolo. È vestita da danzatrice. Sì, perché oggi lavorerà, farà uno spettacolo. Sì. È Arancina, sì, sì. Mariangela. Sì, sì, sì. Ecco, lei dice solo sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Vai. E nel frattempo è Gomitolo che mi porta un po' in giro. Noi ci chiamiamo clown care e non clown terapia, perché con il termine care, cura, è un termine molto più ampio, in cui noi vogliamo prendere non solo la cura della persona umana, ma tutto quello che circonda. Quindi abbiamo fatto il giardino della rete di Indra, l'abbiamo inaugurato l'anno scorso, e poi abbiamo fatto una colonia felina, abbiamo ridipinto le panchine, tutte le piante, ci teniamo a dire, sono state completamente donate, o dalle infermiere, o dai medici, o dai singoli pazienti, o dalle persone. Poi abbiamo ripulito per bene e rimesso a nuovo l'abbeveratoio per gli uccelli. Qua abbiamo l'ulivo, che è stato potato. Qua abbiamo l'angolo delle piante grasse. È stato potato parecchio. È stato potato parecchio, però abbiamo rivirgulti. Prima c'erano i pesci rossi, poi purtroppo c'è i gatti in giro. La colonia felina è quella là, ora se ci avviciniamo. Intanto accompagno la parte del gruppo che suona in sala d'attesa e poi con Pippo e Federico Clau Nuvola ci facciamo un giro al reparto di psichiatria. Venite, effettuato, vi facciamo una canzone. E succede che quando Pippo inizia a cantare uno è fuori che piange, ma dopo 2 minuti è entrato e ascolta, dopo altri 2 sceglie una canzone, si siede e tiene il ritmo, ringrazia. E prima di andare abbraccia commosso Pippo. E io cerco di capire com'è nato tutto questo, e cioè con un incontro che 2 clown tennero alla facoltà di medicina e un gruppo di studenti particolarmente motivato. E portiamo i ragazzi della facoltà 2 volte alla settimana in ospedale e cerchiamo di spiegargli l'importanza del rapporto medico-paziente. Gli posso spiegare da malato cronico come mi piacerebbe lavorarsi un medico. E allora prima i miei lavini lo riprendo. Quindi io lavoro con questa gente con l'idea da qui a 30 anni di cambiare veramente la sanità. Giraffina era una di queste studentesse e oggi è una dottoressa. Sentivamo questa smania di vedere le persone, perché comunque era difficile studiare solamente senza avere un approccio umano. Per noi e per i miei amici è stato un bel punto di riferimento. Poi ci sono anche delle difficoltà. Le difficoltà sono riuscire a capire la persona e la situazione. E poi c'è anche chi ti manda a fanculo, perché ti mandano anche a fanculo. Una volta gli dissi buongiorno. Buongiorno la serie, buongiorno una sera, no? Cioè proprio, e quindi niente. Non si risponde bene, dillo più chiaramente. Ah ok, buongiorno, buongiorno una sega. Ma di solito le storie sono decisamente migliori. Addirittura vengono delle volte alle riunioni nostre, una paziente ha provato anche a fare clown e ora c'è invece la figlia che viene con noi, oppure tipo la settimana scorsa è passata a comunione la bambina di un altro paziente e Federico è andato alla festa, cioè quindi diventa proprio anche un'amicizia perché ti rivedi spesso. La cosa che mi colpisce sempre è anche l'occhio sociale, cioè una volta siamo occupati di dei signori che vivevano in macchina fuori dall'ospedale, avevano bisogno di aperti, gli abbiamo dato una mano, abbiamo aiutato una signora che aveva bisogno di compagnia, che soffriva di una forte depressione. Arrivi e dici oggi mi sento di dare tanta energia a tante persone, in realtà quando vieni via sono più le cose che hai ricevuto di quelle che hai dato, questo succede sempre. E così, convinto dalla sensibilità di queste ragazze, io la settimana successiva decido di accompagnare Nuvola durante una mattinata nella sala premiere. Iniziamo normalmente dalla sala prelievi. La sala prelievi è come essere in una piazza, cioè praticamente noi non sappiamo le patologie delle persone, si devono alzare, possono fare per migliaia di motivi diversi. Raramente ci dicono che cosa hanno, perché insomma se tu hai un problema importante davanti a 100 persone non è divertente, insomma a volte capita, ma è raro. E quindi lì dobbiamo lavorare, come posso dire, all'improvviso, come se in una piazza, lo scopo è far passare il tempo che aspettano concentrati sul numerino. Il mio unico dubbio riguarda l'utilizzo del naso rosso. Sapete che ha un valore il naso? Il naso da clown ha un valore perché oggi la gente, se non hai il naso da clown, non parla con te. In realtà quando io mi levo il naso sono uguale, a parte io mi levo il naso un parolone, però insomma diciamo quando mi levo il naso sono uguale, ma la gente parla meno con me, e per quello mettiamo il naso, per
Allora mi metto il naso. E così mi faccio il naso rosso, anche se un dubbio mi resta. Fa un po' cagare questa cosa. E poi seguo Nuvola fra le persone in sala d'attesa. Che è successo del naso rosso? Il suo naso simpatico. Molto. Quest'anno che culo, c'è l'entrata a fiare. Che fortuna, eh. Io vengo. No, non è tutto elegante per venire. Bene, c'è male, sì. Oh, c'è male, accidenti, ma, guardi me. Ma, bello, bellino. Sono bellino. Con questo nasino. Però il vecchiare insieme non so veramente bene. È un grande legame, un grande legame. Quanti anni avete festeggiato? Molti. 50? Qualcosa. E ancora di più. La nonna fa, ah, voglio morire. Poi lo mangio la mela, fa, che la va? Fra pazienti straordinari e clown straordinari conosco anche un medico straordinario che è specializzato nei prelievi di sangue ai bambini. Noi ci comunica, c'è un bambino in stata d'attesa, andiamo lì, cerchiamo e guardiamo chi è, in base a come è il bambino, le esperienze che ha vissuto, l'ambiente familiare. Senti, facciamo un'età media, io ho 7 anni, vado un attimo fuori e ti aspetto. Fa questo giochino. Uomo? E in ambiente? No, ora no. Che fai, sport? Calcio. Quante pedate hai preso? Tante volte ti sei sbucciato. Cosa ti devo fare? Di levarmi il sangue. Non sai niente. Vieni, insegna come si fa. Adesso io vado là, te nel frattempo ti metti a sedere. Dove? Su questa punta. Gioco come attaccante. Come hai fatto gol domenica? Bravo. Così. Pedate? Le do sempre, io le do, sono cattivo. No, tu le prendi anche, guarda le ginocchia sbucciate tu c'hai. Adesso mi scopri il tuo braccio. Ecco, questo è il mio braccio, bene? Alla fine del periodo, se fai bravo, ti regalo un diploma. Diploma di coraggio, però deve essere coraggioso. Quando te lo dico io, te comincerai a contare da 1 a 50. Sai contare? Sì. Perché io non so contare, se conto fino a 10 e basta. Io sì, fino a 1 milione. 1, 2, 3, 4, 7, 15. Piano, 13, e allora ricomincia a capo, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai. 10, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino a 50. L'ho già fatto il prelievo. Allora devo prendere il diploma. Hai sentito male? No. Dopo, quando abbiamo fatto tutto, vai a fare colazione. Disegno un teschio? Sì. Non è brutto? No, è bello. È un buchino di naso. Ora questo lo devi far vedere a scuola. Lo fai incorniciare e lo metti in camerina. Testato di coraggio. Fabio! Sono io. Grazie Fabio. Ciao. Bene, adesso lasciamo lo spazio allo spettacolo che riprenderà fra qualche secondo esattamente.
ti è pure aiutato. Ma che fai? Hai capito tu del posto? Sì, sei il padrone di... Hai capito?
va. E tu? Usaggio. Ma manca a me che mi piace sta con gli altri avvenge, tu mi guardi. Sì, io un coglione, eppure vengo parato. Ma sai che te dico? Ma sai che te dico? Che a volte faccio vedere se coglione un coglione stasera. Dicis! Te hai fregato anche un cataranno di luci dei tifi. O tu lo dico io si congiunto un giorno di chi si lasciare da vivere queste cose. E non mi ne dico pure c'è. Ma tu vai a prendere! 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 Ma tu v
fare cagliata. Oh, e tu che mi vieni? È che tutti i protagonisti dell'orchestra del Titanic sono colleghi di Stefania Cello, quindi sono tutte persone, diciamo, che non sono del teatro, sono persone come tutte le altre che tra un turno e l'altro hanno preparato tutto questo spettacolo che voi avete visto questa sera, che ancora non è terminato perché ci sta l'ultimo atto che da qui a qualche minuto andrà in scena. E nella clinica, tra una marietta che le trema la gamba e l'altra, e tra un personaggio, hanno inventato questo show, questo spettacolo. Dobbiamo salutare qualcun altro che ci siamo dimenticati, sbaglio? Anche l'associazione La Piazza è presente questa sera qua, quindi salutiamo anche l'associazione La Piazza. Dobbiamo salutare qualcun altro, ci siamo dimenticati qualcun altro? Sei sicura? Sicura. Mi dispiace chi si è perso lo spettacolo, perché veramente merita, voi ne siete testimonianza, ma solamente non è la presenza, bensì il lieto fine. Tutto questo, il devoluto, come abbiamo già detto, verrà dato al reparto di oncologia pediatrica. Quindi il fine giustifica i mezzi, mai come questa sera. Mi auguro che voi sarete portatori di un buon sorriso e che raccontiate tutto quello che abbiamo fatto. Perché credetemi che la realizzazione di questa sera non è stata facile. Sono settimane, per non dire più di un mese, che abbiamo lavorato per far sì e che lo spettacolo avesse comunque la realizzazione dovuta. Io ringrazio vivamente la vostra presenza, perché ovviamente senza di voi tutto questo non sarebbe stato opportuno, né tantomeno concreto. Grazie. A questo punto non aggiungiamo altro se non, prima di uscire, andate a firmare adulti la tela, che sarà donata al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Fra pochi minuti riprenderà lo spettacolo, quindi buona visione e grazie di essere qui presenti.
ragazzi, ho rotto un altro ragazzo. Ah, c'è tra l'anima sua. Buonasera, buonasera. Benissimo. Bella. Ma me lo sa da me. Profumo americano. Che ragazzo sia. Ma buona ragazzo sia. Non capisci di proprio niente. Come al solito. Ah, ti sei ricordata dall'America. E contami, come c'è a America? C'è bellissimo. Ma immagini. Sì, c'è le strade grandi. C'è i palazzi grandi. E c'è le sigarette. Grandi, tu come vuoi dire caso? No, Sicilia. Parea. Diggia, diggia. E quanto tempo sei arrivata? Ma dove pure ci fattiva lì? Dice che facevi? Ma sti campani che suonano a muore. Ma chi riesce a fare? E sono da vita. Mamma mia, la prostituta. Ma non lo sai che è successa una disgrazia? Non mi dicite che... Ti dici buca? Com'è possibile? È possibile. È possibile. Com'è successo? Il Viagra. Eh? Oh, Viagra! Ma chi cum? Un cinque to donne e vive bene. Sì. È molto fidanzata di Tina. Sì. Fidanzata di Tina pare, si dice in paese che sta accoggiando una scatola in quello che è blu. E c'è rimasto sì. Ma io già Tina non ti preoccupa, andavi pensiero che Tina già. Pare che si sia già fidanzata con il medico. Il medico. Che è già avvisato mio marito, però sono questa acqua tu ci dai il sicco poreggio te. Siamo brave persone per solo. Ma pure in India!
sacca, vai a cagere. Ma poi che mi piacerà pure? Io vorrei raccogliere i confetti, che sono buoni per mangiare. Signorando, e lei che fa? Mi stai riposando a casa. E poi comincia la messa e lei ancora qua. Sì, sì, l'osso è stato approfondito. Ho trovato questo biglietto nell'offertorio e qualcosa mi dice che l'ha messo lei. Grazie, grazie veramente pure per la comunità stessa. Guarda, ha fatto una bella volta. Don Lu, grazie a Fanzulisa e io non so. Sì, ma lei è un uomo buono, buon Dio lo sa che comunque. Dici che c'è la buon Dio. Perché di qua c'ho soldi che ti la pensione ma basta. Che tassa che non ne tenne veramente bisogno. Ma me la togliete la curiosità? Ma perché avete armato tutto questo marasma? Avete fatto capire che non avete vinto nulla? Invece, insomma, il biglietto la dice lunga, perché è una cifra, una bella cifra, insomma, una cifra comunque consistente. Insomma. Perché? Dite dove? Appena hai vinto hai pensato, ma Rotta, e mo che tutti questi soldi che c'è falso? Magari accanto una poggiola che così con Marietta nel centimo e ne facevano un bello massaggio. O casomai mi ci faccio un viaggio che ha più dei grimaldi se non mai arrivato. Ma poi pensato, non era possibile, non era manco giusto. Ma come perché? Ma l'avete visto che riferiva a te? Ma di tutti, a cui hanno tutti, ne fa uno. Questo mi dispiace. Sì, è stato ricoverato alla clinica giù un mese, l'avessi visto una volta per vedere come sta suo figlio, vediamo come sta suo padre, vediamo se te ne bisogno di una cosa, non capai mai, è un saggio che mi fatto dispiace, con Rosina quando l'hanno conosciuto, solo Dio sa i sacrifici che hanno fatto, eppure quando hanno visto i soldi si sono crisi pure, migliacchi, chi se che lo abbiamo fatto? Ma meno male che a chi lo sciagurate ai Salvatore siamo riusciti a sistemare la Svizzera, grazie a chi lo capo per l'uomo che non si è capito perché si chiama figlia Maria. Si chiama e ti ringrazio, ma di che? Ma ti ringrazio proprio per la figlia mia. Io sono convinto comunque che lui troverà la sua strada. Io pare che perché quando abbiamo fatto tirare la giabbiata, è stata qualcosa che potevate pure evitare. Ma non l'hanno fatta per la solitudine. La solitudine ne fa più paura la notte. Noi ne giovavamo una telefonata, passavamo un tempo. Poi io mi sono rasato. Voi eravate sposati. Lo so. Queste cose non eravamo su. Pure Marietta, su, a chi l'ospitale, ne siamo consolati a vicenda. Ma poi mi sono reso conto che non era possibile perché Marietta di lì a notte che avanti che lo qua c'è Giancia che le mancava un marito e a me ne mancava pure Marietta e quindi mi sono ricordato. Sì, avete fatto bene, mi avete fatto bene. Lo so, dimmi. Ma dici? Ma con chi di solito? C'è qualcuno. Oh, signor Antonio. Guarda, io vorrei fare intanto dei lavori, lavori di natura ordinaria, ma anche straordinaria. Forza, ma che c'è? Il tetto della canonica che fa acqua da tutte le parti. Poi volevo comprare anche un biliardino pure per i ragazzi della Tecnico. Di cose comode. No, ma poi soprattutto volevo passare un po' anche nel paese, se c'era qualcuno che avesse bisogno, meno ambiente, non potevo arrivare. Certo, qualcosa mettiamo anche da parte. Ma facessi della cortesia. E come faccio a dirle di no? Dica, come faccio a dirle di no? Ma vedete se voglio ti pagare anche la bolletta da vicino che andate a loro. La bolletta di chi la della buona Antonietta. Ma la buona Antonietta pare che abbia un problema sulle utenze telefoniche. So. E arrivano tante di quelle cifre esose che non è possibile. Però io che risolvo. Ne parliamo, guarda, io devo andare. Io devo andare a celebrare messa. Ma allora una cosa. E poi ne parliamo. Ma vabbè, chi resta? Questa? Sì. Questa me l'ha data la signora Tatina, perché girando Garettelli, non so se vuoi
sentiva di tenere la casa, per cui ha detto spazio in all'armadio. Come? No, ne... ma la volete da me? Viene da voi, siete sicuri? Va benissimo. Allora, io vi aspetto però in chiesa. Sì, siamo bene. Allora io la saluto. Arrivederci. Fra poco. Apriamo il sipario e vi ringraziamo. Grazie a tutti. Ci tenevamo a dire alcune cose prima di salutarvi. Allora, innanzitutto volevamo ringraziare l'amministrazione, la Prologo, Telelibero, insomma Libero TV, perdonami, ho sbagliato, ma a quest'ora porta pazienza. Siete stati gentilissimi, oltre che, insomma, come... Massimo, figlia, ma è una cosa, guarda, proprio un saccio come fa. Noi non siamo attori professionisti, siamo dei dilettanti, siamo tutti lavoratori dell'ambito sanitario, chi più chi meno, tranne Giovannuzzo, che insomma si vede che... in realtà noi questa cosa l'abbiamo fatta per i nostri pazienti, perché le loro storie piccole e coraggiose ci hanno ispirato, e facciamo tutto questo per beneficenza. Noi speriamo che lo spettacolo vi sia piaciuto. Dobbiamo fare dei piccoli ringraziamenti che sono dovuti innanzitutto al service, ad Antonio Mazzulla che ci ha dato una grande mano, al responsabile naturalmente di Libero TV, all'amministrazione, alla Prologo, l'ho già detto, a voi tutti perché siete stati accoglienti e gentilissimi, ma soprattutto a Marianna De Buono e a Stefania Cello che ci hanno voluto qui, per cui abbiamo un piccolo omaggio floreale. Adesso ve lo dovete venire a prendere. Speriamo di avervi regalato una risata. Io volevo presentarvi velocemente tutti quanti, che sono Stefania Scarcello, Giuliana Tripodi, Fabio Filicetti, Antonio Filaretti, Piero Rotella, Carlo Camoli, Stefania Scalzi, Maria Pacciola, Daniela Buceri, Claudio Vincitore, Oreste Lella, Walter Perchinelli. Abbiamo Antonio Mannelli, Anna Pizzuti, Massimo Arlia, Nicola Camadeca, Gina Trento, Valeria, la nostra makeup artist, cioè noi, ragazzi, siamo persone serie. Poi volevo ringraziare dietro le quinte Stefania, Simona,
e Maria Rosaria, che sono state preziose, Sasà, che ci ha dato una grossa mano. Vi ringrazio ancora, io sono Angela Giorgio e ci vediamo alla prossima. Arrivederci, no, no, grazie. Aspettate. No, Abdul, ringraziamo Abdul naturalmente. Ah, ciuccia. Ma non potete andare da nessuna parte, aspettate un attimo, perché anche noi abbiamo qualcosa per voi. Allora, questi sono dei certificati di ringraziamento alla compagnia teatrale dell'orchestra del Titanic, che ha donato con la sua presenza la cosa più importante che esista al mondo, la speranza. E poi vogliamo leggervi una frase che è scritta proprio qui in questo certificato: ridere non è solo contagioso, ma è anche la migliore medicina. Questo lo diceva Patch Adams, quindi ognuno di voi... Firmati dal sindaco ovviamente, come di questi sono i fiori e un omaggio che noi tutti diamo a questa grande donna che è la nostra mente e noi siamo i suoi modestissimi collaboratori. Gentilmente vorrei invitare il sindaco qui sul palco. Signor sindaco, le chiedo una scusa, volevo invitare Antonio Mazzulla sul palco perché noi siamo per la parità dei sessi e abbiamo regalato i fiori anche al nostro fonico. Bravo. Che si sappia. Bravo. Dov'è? Dove sei? C'è poco da dire, io quando è venuta Stefania a propormi di organizzare, di aiutare a organizzare questo, questa serata, insomma, l'abbiamo fatto con grande piacere, anche perché Aiello è un paese piccolo, comune, generoso. Noi per l'ospedale, per il reparto di oncologia pediatrica, altre volte abbiamo fatto iniziative di questo tipo, quindi noi siamo contenti stasera di averti ospitato e di aver dato questo segno di generosità e di disponibilità a gente che soffre, a reparti che hanno bisogno di interventi, perché la sanità vive un momento non felice, specialmente nella nostra regione, allora questi gesti sicuramente aiutano a migliorare i servizi e a dare un sollievo a gente, alle famiglie, ai ragazzini che sono colpiti da malattie purtroppo difficili, terribili, ma anche alle famiglie. Quindi stare vicini alle famiglie, ai medici, agli operatori, a chi soffre è importante. E noi stasera abbiamo fatto una piccola cosa importante. Grazie. Grazie. Ci terrei che non dicesse niente la Svetlana, per chi si sa che hai fatto tutto per bere Vicenza, che la ammazza. Inviterei a salire sul palco anche il presidente della compagnia teatrale di Cariati, che sappiamo che è qui presente in sala, a dire presidente regista. Presidente regista, su. Ecco, sta salendo. Per dire due parole su questa compagnia teatrale che non è messa in scena da professionisti, eppure hanno fatto un lavoro davvero da professionisti. Prego. Buonasera a tutti e complimenti. Benissimo, diciamo che abbiamo fatto 2 ore di macchina e ne basta la pena, dai. Comunque complimenti, veramente bravi, abbiamo passato circa 3 ore in allegria, sì, complimenti di nuovo. E intanto l'abbiamo fatto tutti quanti per una nobile causa. Grazie. Allora, complimenti davvero a tutti. Noi facciamo questo lavoro diversamente, nel senso che non lo facciamo purtroppo
per beneficenza, perché non riusciamo. Ed è lodevole quello che fate, perché combinare il lavoro e insomma questa bellissima passione, perché anche una passione è una cosa molto importante. Oggi dicevo proprio ad Elisa, dicevo, ma come fanno questi con il lavoro, sono tanti di loro, ad organizzarsi, cambi turni. Io ho la fortuna che d'inverno non lavoro, ecco, questa è la mia fortuna. E dico, quindi siete speciali, anche perché poi doppiamente, perché lo fate per delle cause importantissime. Complimenti, siete stati veramente straordinari e bravissimi tutti quelli che comunque vi girano intorno, perché so che il lavoro è tantissimo. Complimenti. Non per ultima salire sul palco, Palma, anche tu ci sei, abbiamo un pensiero per te da parte nostra. Sali, dai, su. Eh certo, assolutamente, a badante ce la portiamo. Dai. Siamo nell'angolino, siamo messi nell'angolino. Allora, anche per te ovviamente c'è un certificato di ringraziamento, ma insieme al certificato noi abbiamo voluto prendere delle cose da portare in ospedale per, diciamo, allietare i bambini. Beh, c'è pure una spada, se vuoi giocare con per fare uno spettacolo di spadaccini, quindi porta il sorriso negli ospedali, ecco, in tutte, come hai sempre fatto. E grazie della tua presenza qua. Grazie ancora al Comune di Iellocanaro, al Sindaco, alla Compagnia Teatrale L'Orchestra del Titanic, e ci vediamo alla prossima. Grazie ancora, buona serata.